Emanuele Vicente che prende il via, 30 secondi fa è partita anche Stefania Belmondo, quindi sta entrando nel vivo questa 15 km a tecnica libera. Emanuele Vicente è già addosso a Stefania Belmondo, le ha rosicchiato 13 secondi e va nettamente in testa al controllo, al primo controllo. Emanuele Vicente non consente nessuna digressione ed ha superato tre concorrenti. Ricordo che sono partite con un divario di 30 secondi l'una dall'altra, potete fare benissimo i conti con il pettorale 44, superato il pettorale 40, 39 e 38, vale a dire esattamente Niklas, Latinen e Nielsen. La nostra Emanuele Vicente sta interpretando una prova formidabile. Ecco ora Emanuele Vicente che sta per giungere al traguardo. Emanuele Vicente vola verso una medaglia d'oro che ormai non le può più sfuggire. Una interpretazione, dicevo, da libro d'oro delle Olimpiadi e dello sport di tutti i tempi per quanto riguarda i colori italiani. Emanuele Vicente dal primo all'ultimo colpo di racchetta non ha mai desistito dall'attaccare le russe. Erano le grandi favorite e ora sta affrontando l'ultimo anello, l'ultima curva prima del trionfo. Qui nello stadio di Birkebeineren, l'università dello sci di fondo, il livello più alto, il massimo livello mai raggiunto per quanto riguarda anche la preparazione tecnica di uno stadio e di una pista alle Olimpiadi. Emanuele Vicente sta volando verso il primo posto, sta ora inanellando ancora sorpassi su sorpassi. Sono atlete partite un abisso di tempo prima di lei ed è encomiabile, ammirevole. Vedete, il pubblico sta incitando la nostra concorrente, un pubblico competente, tecnico, con tanto cuore per chi interpreta una gara come questa. È oro per Emanuele Vicente e lo possiamo dire con un brivido, pur dovendo attendere da bravi cronisti l'arrivo delle altre concorrenti.